Direttore, buonasera. Buonasera, Vincenzo. Dottor Gargiulo, allora questa iniziativa di Benvenuto a Sorrento è un modo nuovo di sviluppare l'accoglienza, le politiche dell'accoglienza per gli ospiti stranieri. Assolutamente sì, abbiamo pensato di invitare solamente turisti che speriamo si possano avvicinare ed apprezzare il nostro territorio. Abbiamo fatto arrivare dal Vesuvio direttamente la proprietaria dei vini Sorrentino, che è una bellissima azienda alle pendici del Vesuvio, e oggi abbiamo invitato per l'appunto i nostri clienti per farli assaggiare i loro prodotti. Lei è un italo-americano? Sì, abito a Chicago. A Chicago? Sì. Vacanza? Sì, sì. Questa novità del Benvenuto ai sapori della cucina napoletana è una cosa che le piace? Sì, sì, è una cosa incredibile, mi piace molto. E voi lì in America avete sempre una conoscenza particolare, un apprezzamento particolare per la cucina italiana? Sì. Che cosa ti piace di più della cucina italiana? La cucina italiana a me piace qualche cosa per mangiare, mi piace il pasta aioli. Pasta aioli? Sì, a me piace pasta aioli. Lei invece piace pasta con frutti di mare. Ah, frutti di mare, linguine e frutti di mare. Lei? They're from Holland. From Holland. Holland? Yeah. Do you like Italian cuisine? Yes, very nice. Very nice. Qualche piatto in particolare? Which kind of food would you like? Or you are you prefer? Fish. Mussels. It was very good. We ate here last night. Oh. The buffalo is very great. Yeah, the mozzarella. The buffalo mozzarella, okay. Oh. So different from Holland. Yeah, well, buffalo mozzarella is originally from Caserta, which is a place not far from us, and the taste is absolutely different from the mozzarella. You have mozzarella and you have mozzarella di Oce. Exactly. I prodotti più conosciuti sono appunto la mozzarella e la pasta. Assolutamente. La mozzarella, sì. Assolutamente conoscono il limoncello, assolutamente, l'olio. Assolutamente. Noi per questo che stiamo iniziando a creare questa sorta di eventi, per far conoscere, come dicevo prima, il territorio. E, fondamentalmente la nostra idea è quella di far sì che i turisti che vengono qua apprezzino non solo le pietanze della penisola, ma anche quelle che abbiamo in tutta la regione, e quindi ecco per questo motivo che abbiamo organizzato. Avete sviluppato anche una partnership, mi pare, con un partner del settore dell'accoglienza, della gastronomia. Assolutamente sì, abbiamo adesso già da un paio di mesi che stiamo collaborando con la UCMED, che è una bellissima realtà. L'Università della Cucina Mediterranea. Esattamente, l'Università della Cucina Mediterranea, che sta crescendo molto velocemente, e che bisogna sicuramente premiare per essere stata il primo capofila di un polo regionale, che deve solamente far capire alle persone di Sorrento, ai sorrentini, quindi a me, ma anche a altre persone, che a Sorrento si possano fare anche delle belle iniziative
anche sotto il punto di vista di sinergia, cosa che a Sorrento, sono un po' polemico, sarò un po' polemico, a Sorrento non si è mai stata fatta. Forse io ho una mentalità un po' più aperta, ho vissuto tanti anni all'estero, quindi favorisco insomma queste cose. In bocca al lupo a lui. Grazie, grazie. Vogliono dire, però devono...